questo step è appunto il trucco. Allora, io d'estate non utilizzo fondotinta nella maniera più assoluta, però per quanto riguarda le persone che magari hanno macchie e che hanno bisogno di un fondotinta, io consiglio vivamente questo qui in polvere dell'Avon. Vedete com'è? Questo è lo Smooth Minerals, appunto Avon, 24 mesi di scadenza, il costo si aggira intorno ai 13 euro. Io lo applico con questo pennello della Sigma L'F82 e l'unica cosa negativa di questo prodotto è che, vedete, non ha i buchi, c'è solo un buco abbastanza grande che non è praticissimo, però è ottimo perché la colorazione che io ho preso è la Sand Beige ed è eccezionale per quando uno già è abbronzato. È coprente al punto giusto, non è proprio quelle cose molto molto coprenti che sembrano pesanti. Quindi questo qui lo consiglio vivamente. Vi metto anche in box se avete bisogno di qualcuno, si chiama qualche rappresentante Avon, quella che la ragazza me l'ha mandato, che saluto vivamente, si chiama Claudia ed è gentilissima e spedisce anche, quindi io ve lo metto comunque in box il link. Poi, allora, io preferisco, siccome non porto la palette 120 eccetera eccetera, anche perché io non mi trucco tantissimo d'estate, appunto faccio magari qualche smoothie come quello che ho adesso, che ho realizzato con questa poi palettina, la numero 4 della Beauty UK, che tra l'altro mi si è rotta. E ci sono colori molto naturali, quindi magari le persone che si truccano in maniera molto naturale magari possono portarsi questa qui come ombretti, oppure vedete della Essence della Sun Club potete trovare questi colori. Altrimenti, se vi piace usare, io vi consiglio questa palettina della Sleek Makeup, l'Acid, che ha dei colori eccezionali, però nello stesso tempo ci sono dei colori che possiamo usare tranquillamente, come tra l'altro il nero matte, il grigio, il viola, il verde militare, il blu, quindi ci sono un po' tutti i colori, quindi questa qui ve la consiglio per l'estate. Poi ragazze, sta a voi, cioè amate un colore particolare come me, il turchese. Io ad esempio quest'estate mi porterò sicuramente l'ombretto della Kiko di questa collezione. Qui me lo porterò, quindi cioè ragazzi sta a voi, i colori, ombretti, cioè io li metto in base ai miei gusti, non in base, l'unica cosa magari che vi consiglio, magari prendete queste palettine che hanno già tutti gli ombretti. Poi mascara, matita nera, eyeliner, questo qui è della Fraulein, eyeliner in crema con cui mi ci trovo da Dio, questo qui che secondo me è tipo quello là della MAC, il Black Track lì come si chiama. Correttori, io utilizzo questo qui della Essence perché è piccolino e portatile, e poi tra l'altro il beige qui è abbastanza scuretto e quindi diciamo per quando siamo abbronzate va ancora bene. Poi per me è fondamentale il primer occhi, che vabbè io mi trucco solo di sera, ovvio, cioè per me è una cosa ovvia, non l'ho detta perché io durante la giornata sto al mare, non mi trucco al mare. Allora, il primer potion dell'Urban Decay, oppure quello della Kiko, pure valido, anche se la durata e la consistenza è diversa, è inferiore, anche per il prezzo ovviamente. Poi mi porto una tinta per labbra, questo è della Essence della linea U-Rock, matita bianca, matitone bianco per rendere i colori più vivaci, matita per sopracciglia marrone, matita turchese, verde acqua, quando non ho voglia tanto di truccarmi. Poi mi porto questo lucida labbra che è sul violaceo favoloso della nuova linea della Essence, la ballerina backstage, è questo colore qui, e tutto questo lo porto dentro a questa boccettina della Guess, vedete, ci metto un po' tutto dentro. C'entra tutto tranne le palette ovviamente. A proposito, altra cosa che mi porto è questo blush della Kiko che è con una colorazione proprio carina, anche se siamo abbronzate, questo qui ci dà una luminosità eccezionale. Questo è il 103, vedete?
È leggero, leggero, non è davvero. Ha qualche glitterino sul dorato. I pennelli. Allora, piccola pochettina da portare. Questa è della Fraulein. Non so se la fanno ancora. Ed è dorata. Qui ci ho messo i pennelli sporchi perché sono appena tornata e li devo pulire. Allora, il pennello a ventaglio della Neve Makeup che adoro. Questo pennello che è della Deborah. Che ho acquistato, l'ho pagato tipo 3 euro, favoloso. Questi qui da applicazione degli ombretti, il 217 della MAC, da sfumatura, e quest'altro da sfumatura sempre della Sigma, che è quello da viaggio. Ne porto due proprio perché si sporcano facilmente. Il pennellino da eyeliner della Fraulein con cui mi ci trovo da Dio, che è quello là appunto di questo set, come questi due. E poi quest'altro che è della Essence, il pennellino da sfumatura, anche se io lo chiamerei pennellino a penna, che comunque mi ci trovo anche con questo davvero davvero molto bene. Quindi io questa qui la rotolo e la chiudo, è comodissima. Poi per quanto riguarda smalti e cose del genere, io metto tutto qui dentro. Allora, dipende tutto dal tempo che vogliamo stare lì. Quindi io ad esempio sui piedi quest'anno farò la colata, proprio perché ogni anno mi si spezzano le unghie dei piedi. Anche quest'anno mi si è spezzata l'unghia del pollice, ad esempio. Io non voglio evitare queste cose, anche perché per i piedi è più un casino. Però a me piace cambiare lo smalto, anche perché comunque sulle mani al mare subito si toglie lo smalto, cioè potete fare quello che volete voi, smalti che durano più di 3 giorni al mare non ce ne sono, a meno che non sono quelli semipermanenti, eccetera, eccetera. Allora mi porto il Clarissa, cioè effetto ceramica che adoro e che mi fa durare lo smalto molto molto di più. Poi porto il base coat della Essence, questo qui per nail art, ma è per qualsiasi. Qui dentro una boccettina del genere, vado a mettere l'acetone. Io utilizzo questo acetone, questo solvente della Essence, con cui mi ci trovo da Dio, ormai da molto tempo lo utilizzo. Poi mi porto i colori che mi piacciono di più, ad esempio questo qui della Debbie, che è il verde acqua, che è favoloso. Un colore scuro perché a volte mi viene voglia di mettere un bordeaux sui piedi, e questo qui è della Your Time numero 11. Quello della Debbie è il 123, credo. Poi mi porto uno di questi qui, effetto crack, sempre della Debbie. Questi li ho vinti al concorso Debbie, e questi crack mi fanno durare lo smalto molto di più, quindi me li porto dietro se non ho tempo di fare. La penna corretta di smalto, questa è della Pupa, e la porto specialmente per gli smalti scuri che è difficile togliere ai lati. Poi una cosa che porto sempre dietro e che ve lo volevo far sempre vedere sono queste micro piccole lime, vedete, di cartone. Sembrano tipo i fiammiferi questi qua, ve li metto in un giveaway comunque. Vedete, questi qui li metto dentro al portafogli dove vanno le monete, quindi sono comodissime. E poi mi porto dietro il set stamping per nail art della Conad, con i dischetti sia della Essence che della Conad, quelli magari che mi piacciono di più, con i 3 smaltini della Essence per lo stamp polish, per lo stamping. Più mi porto dietro gli smaltini, questi qua con punta sottile della Essence, l'argentato e il bianco, e appunto questa rotellina con i brillantini e quest'altra di micro glitterini con effetto olografico, e non può mancare appunto l'asciugasmalto a goccette della Essence. Tutto questo lo metto qui dentro. E ragazze, io vi ho fatto vedere, diciamo, tutto. Il video durerà tipo, sicuramente staremo al 30° minuto. E spero di esservi stata aiuto. Per qualsiasi cosa chiedetemi, commentate se vi va, anzi vi prego fatelo, perché l'ultimo video specialmente ha avuto pochissimi commenti, ci sono rimasta un po' male, ma capisco che non tutti siete a casa, ovviamente state tutti quanti al mare, beati voi.
io tra poco partirò. Vi volevo dire magari che cosa faccio quest'estate, perché ho paura che questo sia l'ultimo video che caricherò, o forse il penultimo, non lo so. E quest'anno io parto, vado una settimana prima al mare dai miei in Calabria, a Tropea. Come ogni anno, sono 10 anni che i miei vanno lì e quindi starò lì per 10 giorni, no, 10 giorni, una settimana. Poi torno e andiamo a Ibiza per 3 giorni e poi a Palma di Mallorca. Abbiamo prenotato a febbraio per pagare pochissimo praticamente. E che dire, staremo lì, poi torneremo. Io starò qualche giorno qui a casa mia e poi il mio ragazzo partirà per il Libano perché il mio ragazzo fa il militare e partirà e io sarò senza di lui per 6 mesi, forse 4 o 6 mesi, quindi mi dovrò fare un po' forza e poi dopo, vabbè, ripartirò credo per Tropea per stare di nuovo con i miei e studiare lì in attesa degli esami di settembre. Quindi credo che per tutto agosto non riuscirò a caricare video, oppure se lo farò sarà proprio in quel piccolo tratto che starò qui e caricherò video che già ho fatto precedentemente, ho montato precedentemente. E un bacio a tutte e al prossimo video, buone vacanze a tutte. Mi raccomando, ricordatevi le cose che vi ho detto all'inizio del video per quanto riguarda gli animali, non li abbandonate. Vi prego, ve lo scongiuro, non li prendete cani, gatti se non riuscite a tenerli d'estate, perché cioè, è una responsabilità davvero grande. Non li tenete, cioè se non li potete portare in vacanza, esistono le pensioni per animali, quindi portateli magari in pensione. Cioè, io personalmente non ci riesco a lasciare la mia cagna, cioè, io ho il vantaggio che i miei genitori possono tenerla con loro, però altrimenti se i miei genitori non la potevano portare con loro, Asia, cioè io non sarei andata in vacanza per lei, io non riuscirei a portarla in una pensione, però è comunque un luogo sicuro dove poter lasciare i vostri cani invece che per strada, cioè un cane per strada che è sempre vissuto in casa, muore. Va sotto la macchina, vi prego, non lo fate. E un bacio a tutte ancora e buone vacanze, ciao!